Festa grande nella concattedrale di Pergola per l'ordinazione del 38enne originario di Ripalta di Cartoceto, Don Marco Rulli. Un evento che tutta la diocesi aspettava da almeno 10 anni. Nel 2013 fu Don Diego Fascinetti ad essere eletto e ad oggi attuale parroco nelle parrocchie di Cagli. Sabato scorso tanti fedeli, autorità civili e militari hanno preso parte alla sua funzione. Presenti anche i sindaci di Pergola, Cartoceto, Colli al Metauro, Frontone e Serra Sant'Abbondio. Ma il Duomo di Sant'Andrea è stato invaso anche da tantissimi giovani che hanno voluto far sentire a Don Marco la loro vicinanza, persona di riferimento e sicuramente conosciuto nei campi diocesani oppure durante i numerosi appuntamenti religiosi. Ad officiare la celebrazione, Sua Eccellenza Andreozzi, contornato da tanti parroci del territorio. Durante la funzione, a prendere la parola, è stato Don Claudio Marchetti, rettore del seminario regionale, che ha presentato Don Marco al Vescovo Andrea. Reverendissimo Padre, la Santa Madre Chiesa chiede che questo nostro fratello sia ordinato presbitero. Successivamente, l'omelia del Vescovo. Questo nostro tempo io non so giudicarlo, di sicuro i problemi non mancano. È un tempo che presenta le sue difficoltà per chi inizia oggi la vita da prete. Così come dice l'Apostolo, siamo pronti a tutto e a vivere in questa Chiesa e nel mondo con i problemi e con le prospettive, punti di debolezza e punti di forza. Siamo qui perché tu stasera vesti l'abito della festa e perché sei per tutti un rimando alla bellezza della sposa di Cristo che è la Chiesa, sei per tutti noi un invito a ritrovare la parte più buona che c'è in ciascuno, a ritrovare il bello, il buono del cuore di tutti noi, buoni e cattivi. Da Don Andrea non sono mancate le battute. Quando arriva una partecipazione a casa non sempre siamo contenti, perché magari chi ci invita non sempre è simpatico. Tu, Marco, stasera sei simpatico a tutti. Questo è l'unico giorno in cui tutti diranno bene di te. Da lunedì vedrai che non sarà così. Al termine della predica, il momento più atteso e intenso, Don Marco si è inginocchiato e poi steso a terra davanti all'altare. Subito dopo, Monsignor Andreozzi ha posto le mani sul suo capo, seguito dagli altri parroci presenti. Infine, la preghiera di ordinazione. Noi lo presentiamo a te, Dio di misericordia, perché sia consacrato e riceva l'inesauribile ricchezza del tuo dono. Per Cristo nostro Signore. Dopo la vestizione da parte del parroco Don Filippo, Don Marco ha abbracciato fortemente il Vescovo insieme agli altri presbiteri che hanno assistito alla celebrazione. Momento molto atteso e pieno di emozioni, arricchito da un lunghissimo applauso dei presenti. Conclusa la celebrazione, il neoparroco ha preso poi la parola. Prima di tutto il Signore che voglio ringraziare. È Lui che ha preso la mia vita e vi ha messo il suo sigillo perché diventi una vita donata per tutti. Ringrazio il Vescovo e i confratelli preti per avermi accolto in questa famiglia. Ringrazio ognuno di voi per la vostra presenza e per il sostegno che mi avete fatto sentire sempre. Desidero che questo evento che abbiamo vissuto sia l'occasione per tutti noi di guardare verso l'alto, verso il cielo. Dio non si è stancato di elargirci i suoi doni. Un nuovo prete in diocesi, al di là della mia persona, vuole essere un dono per tutti, anche per chi si sente lontano dalla Chiesa, anche per chi non crede. Alzare gli occhi verso il cielo, nella certezza che anche lassù si sta facendo festa insieme a noi. Lassù dove vivono per sempre tante persone care che su questa terra mi hanno testimoniato la loro fede gioiosa. Chiedo a tutti voi di continuare a sostenere i primi passi del mio ministero con le preghiere e l'amicizia che sempre mi avete dimostrato. La mia vocazione è nata ormai 10 anni fa, possiamo dire, durante un viaggio in Terra Santa organizzato dalla Pastorale Giovanile con i giovani della diocesi, con il Vescovo Armando. Dal quale poi è nata un'intuizione che è maturata pian piano e quindi poi nel 2016 sono entrato in seminario, lavoravo all'epoca a Senigallia in una ditta che faceva
assistenza per software e ho abbandonato il lavoro. Ho studiato ragioneria, poi mi sono laureato in economia e commercio nel 2009, ho lavorato in questa ditta di assistenza software e anche in uno studio commerciale, poi dopo questo viaggio, avevo già l'età di una trentina d'anni, ho deciso poi di entrare in seminario. Già ero attivo in parrocchia, soprattutto nel coro e anche come educatore dei ragazzi. Insieme al parroco Don Filippo Fradelloni, Don Marco Rulli prenderà servizio come viceparroco nelle parrocchie di Pergola, Frontone, Serra Sant'Abbondio, Bellisio Solfare e Tarugo.